Fellow Wardens, welcome back. Sono Michele, conosciuto anche come Mike of the Desert sul web. E siamo di nuovo qui dinanzi a Dragon Age Origins. Oh, sarà un viaggio veramente, ma veramente lungo. Ma ogni volta che sento questa musica in background mi entra nelle ossa, nell'anima. Ti colpisce lo spirito, ragazzi. È incredibilmente emozionante. È una musicalità semplice, semplice. Fare musiche epiche di questo tipo non è orchestralmente difficile da comporre. Però sono quelle che in qualche modo, forse in maniera più banale di altre, ma ti catturano. Incredibile. Tuttavia, in maniera molto più pragmatica, ho seguito i vostri consigli. Quindi, per quanto il nostro Maiku ha ancora quest'elmo orribile, ma vedremo se e come appunto rimuovere con una mod questa estetica agghiacciante, che dirvi, ho completamente riassegnato i tasti di Dragon Age, così da poter essere molto più fluido in tutto ciò che facciamo. Inoltre, ho recuperato i due bellissimi codex che non ho ancora letto riguardo alla magia del sangue e la profetessa Andraste, che appunto leggeremo a fine episodio. E per concludere, ci tenevo a sottolinearvi comunque che in un modo o nell'altro, ed è per questo che il viaggio durerà tanto 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 tempo, al di là delle quest attive, ragazzi, e del nostro inventario che adesso dobbiamo guardare, volevo mostrarvi una cosina, vale a dire il contenuto scaricabile. Cioè, noi abbiamo a che fare con Dragon Age Ultimate Edition, quindi noi vivremo tutto ciò che mai l'opera ha in serbo per noi. Questa è una cosa veramente molto importante che voglio sottolinearvi. Non abbiamo fretta, non ci corre dietro nessuno, noi vivremo qualcosa di assolutamente completo, in modo assolutamente legato al roleplay, che però, a differenza magari di opere o capolavori della Telltale Games come The Wolf Among Us o The Walking Dead, qui c'è anche molto, molto gameplay. Questa, ragazzi, per chi è interessato, e sono sicuro che ce ne sono parecchi, è la mod che ho utilizzato per ingrandire i font. La bisogna modificare un poco, però, ragazzi, funziona veramente, veramente bene. Quindi, qual è il nostro primo passo? Ovviamente aprire l'inventario, in quanto abbiamo ottenuto appunto la tunica del mago. Ci darà, oltre al più uno a volontà, anche un più uno magia. E la magia è sicuramente molto importante. Ora, l'estetica non è cambiata di moltissimo, ma appunto, tra l'altro, è una cosa molto logica adesso che la guardo per la prima volta. Osservate, è un retexturing, ok? È una reskin, che però in ambito del circolo ha perfettamente senso. La tunica è la stessa, ma i materiali e i colori, appunto, sottolineano il rango. Non è male. Per quanto riguarda gli anelli, un più uno magia. Io sono talmente contro le resistenze elementali all'inizio dei GDR che non metterò, anche se dovrei farlo. Ok. Stiamo molto bene così. Questo anello sarebbe solo un bonus, ma sono testardo in questo. Allora, cosa faremo? Per cominciare, ragazzi, intanto siamo davanti al primo incantatore Irving. E oltre a questo, tra l'altro, possiamo anche giocare con la telecamera in questo modo. Noi potremmo anche andare a parlare con Owain. Vedete? Ci sarebbero cosine da fare. Tuttavia, cerchiamo di essere onesti. Abbiamo a che fare con i magazzini infestati che abbiamo appunto aiutato a pulire. E questa cosa di Joan. Ed è per questo che dovremmo andare a parlare con Owain, è chiaro. Ora, Maiku è molto spocchioso nei confronti della purezza della magia, ma non è uno stupido e non ha alcun legame emotivo con Joan. Ora, io ho rischiato letteralmente di morire in quei depositi e non ho trovato niente che mi tornasse utile. Praticamente Joan si sta comportando in maniera molto, ma molto vigliacca. Ora, Maiku e io stesso come giocatore siamo completamente ignoranti di ciò che può fare veramente la magia del sangue. A me stupirebbe moltissimo che Joan abbia ammaliato Lily a un livello tale da poter farla
mimare un innamoramento di qualche tipo. Cioè, è comunque un apprendista. La magia del sangue dovrebbe essere qualcosa di molto macabro e credo che l'ammaliamento non sarebbe così puro. Forse sarebbe tipo una costrizione, qualcosa di simile allo zombie. Non lo so. Tuttavia, io ho rischiato la mia vita e vorrei un attimino andare a parlare con Joan, appunto, per un semplice motivo. È molto semplice, molto banale la cosa. La mia intenzione, nel caso io abbia la fortuna di ritrovare i due, eccoli, è dirgli che io ho rischiato la pelle, ho rischiato di morire contro delle creature deformi e mutaforma, appunto, dei ragni assolutamente... No, mutaforma no, scusate, mutanti. Cioè, sono mutati quei ragni, erano disastrosamente grandi, pericolosi e mortali. Io ho rischiato la pelle per niente, per un favore che forse mi permetterà di ottenere una verga. Specialmente quando, ragazzi, giustamente, nel precedente episodio c'è stato un momento di distrazione. Ma io non ho modo di ottenere il mio filatterio, è stato mandato a Denerim. Quindi, egoismo a parte, cioè, sarebbe letteralmente il farsi... metter seriamente non solo nei guai, di quello non mi interesserebbe poi più di tanto, ma della mia vita sì. E non ho nessun legame con questo ometto qui. I hate waiting. It makes me nervous. E allora fa qualcosa. Really? What? Vediamo un po'. Sarei curioso. Proviamo a tirare un po' la corda. She was saying the chant of light in the chapel one night while I was walking past. I've heard that chant many times, but I never realized how beautiful the words were until then. I'll never forget that night. Lo sguardo di Lily mi sembra abbastanza sincero. Se l'ammaliamento è così potente, ho capito perché Dragon Age 3 si chiama Inquisition. Are you ready to go? Tornerò più tardi, dopo aver parlato con Irving, ragazzi. Irving può aver detto delle frasi che in qualche modo potessero richiamare una certa ipocrisia, ma io credo che sia soltanto autodifesa nei confronti del circolo. Non mi piace moltissimo Irving, ma è saggio e non lo conosco abbastanza per giudicare. Mai giudicare così presto una persona tanto saggia e potente. You have returned. Does something require my attention? A dire il vero, sì. And how does he know this? I suppose the young initiate he dallies about with revealed it to him. You think I didn't know? I did not become first enchanter by keeping my eyes and ears shut. Ha! Okay. Dunque, è vero. I am afraid it is. Gregor says he has proof and eyewitness testimony that Jowen has been practicing blood magic. I cannot say more. Were it left to me, things might be different. But the Chantry... I'm sorry, child. This rite of tranquility will happen. Questo è molto interessante. Oh, sto cambiando opinione su di lui. Effettivamente ci tiene moltissimo. Ed è ovvio che un incantatore che sfrutta la magia del sangue, specialmente da così giovane, potrebbe assolutamente essere in qualche modo istruito o protetto. Per quanto pericoloso sia. Vorrei che mi potesse dire di più. Gregoire odia i maghi? Probabilmente sì. Ma perché inventarsi una balla del genere su uno solo? È stupido. Non, né io né Mike diremmo mai una cosa del genere, ma... Certo che dire una cosa del genere è proprio qualcosa di piuttosto losco. Cioè, non è positivo andare a parlare in maniera così concreta, però Irving... è protettivo, eh. È protettivo. Ah, tiriamo il dado. Oh, interesting. What more do you know? Ah.
Da una parte ho Joan, che è un ragazzo di cui non ho interesse, di cui neanche mi fido a dire il vero, che però mi ha chiesto un favore in maniera che sembra assolutamente sincera. Lily, nei suoi occhi almeno, non sembrava esserci la vuotezza di un ammaliamento magico, ma dipende quanto potente sia l'ammaliamento. L'ammaliamento può far simulare qualunque cosa, ve lo dico per esperienza di Dungeon Master. Però Irving è preoccupato, ma vediamo un po'. Qui sento puzza di bruciato fin troppo. Yes, she must be helping him. She would know more about the repository than he would. Do you know anything else? Ecco, preferisco essere sincero in questo caso. Funziona, in tutti i casi. Devo dirglielo, ho promesso di aiutarli. Voglio vedere se riusciamo in qualche modo ad aiutarli comunque. In qualche modo. I suspected Lily would tell him of the impending rite if she found out. But I never expected they would have the gall to break into the repository. Comunque avete visto, ragazzi? Capite che cos'è Dragon Age Origins? Io li ho aiutati e posso dire ad Irving che li ho aiutati. Non sono due quest separate. Una la attivi, l'altra la interrompi, vai a parlare con Irving, tutto si resetta, non si capisce più un cazzo. No. Ho fatto una cosa, c'è una conseguenza, posso dire ad Irving di averla fatta. È assolutamente incredibile. È assolutamente meraviglioso. Allora. Che ne sarà di Joan? Reporting him to Gregor and the Templars will accomplish nothing beyond what's already planned. Ovvio. If the Circle must punish one of its own, I will see the Chantry done the same courtesy. Lily will not walk free while my apprentice suffers. Irving, mi comincia a piacere tantissimo. Tuttavia, capisco l'odio verso la Chiesa, ed è lì che mi fai venire la gioia sanguinolenta. Ma ciò non di meno, crudele in qualche modo, egoista che io sia, Lily sta effettivamente solo cercando di salvare l'uomo che ama. She is also breaking every vow she ever took. Eppure, if we mention her involvement, the Chantry will say that she was framed. Esatto. Oh, she must be caught in the act. Esatto, direbbe che è stata ammaliata dalla magia del sangue, sono sicuro, sicuro. Sì, come no? Ma certo, ci protegge, Maiku. Proprio questo diresti. Ok. Assolutamente sì. Non voglio essere così pungente con Irving, anche perché non è giusto. Indipendentemente da quello che pensa, non è giusto, anche perché anche nella mia testolina c'è qualcosa, If you want to survive, you must learn the rules and realize that sometimes sacrifices are necessary. Jowen will become tranquil, but Lily must also face the consequences of her actions. How did you learn of their plan? Do they trust you? Maiku, questo sarebbe per un altro personaggio. Decisamente un altro personaggio. Non tradire qualcuno di cui non mi fido? C'è qualcosa che puzza, l'ho detto. Perfect. Will you return to them and carry out their scheme? With solid proof of their crime, we can act. Effettivamente, però. Cioè, io non posso dire
una cosa del genere, perché sono egoista, sono assolutamente concreto, materialista, per quanto incantatore. Ma rimane il fatto che sono andato io a parlare con Irving. È mio interesse risolvere la questione e mettermi al sicuro se tutto questo è vero. Joan potrebbe ancora effettivamente dire la verità. Ma è un vigliacco. E la vigliaccheria di solito non porta a verità. Mai, mai. Farò come mi chiedete. Go. Convince them you will risk all for their cause. I will be outside the repository with a contingent of Templars. Let them see the mischief into which their initiate led our student. Perform well, and your dedication will be rewarded. È un po' inquietante che Irving ci abbia promesso una ricompensa. Un po' losca come frase, effettivamente. Però perché? Perché lo ha fatto? Probabilmente la motivazione è semplice, sotto sotto, per quanto lui abbia ormai compreso la verità da tanti anni, abbia imparato, credo che diventare anziani in questo mondo sia una cosa molto rara, abbia imparato come funzionano alcuni meccanismi, lui comunque non sopporta lo stato in cui i maghi vivono, è ovvio. Allora, quindi, i nostri obiettivi... Sei stato incaricato da Irving di procedere con i piani di Joan, in modo che lui e Lily vengano colti con le mani nel sacco. Ricevuto. Incredibile crash del software, ragazzi. Dragon Age Origins è imploso su se stesso, ma non serve ripresentarsi. Continuiamo. Ho recuperato dal salvataggio le stesse azioni e gli stessi dialoghi. Andiamo a parlare con Owain. Anche se parlare è un termine un po' forte qua. Welcome to the Circle Stockroom of Magical Items. My name is Owain. How may I assist you? Allora. Vogliamo provare a fare un po' di conversazione, ragazzi? Io non credo che sarà utile in qualche modo. I voluntarily submitted to the rite of tranquility. I was unwilling to undergo the harrowing. I find this state agreeable. Tranquility has its merits. I see the world with clarity. I remember the days when my mind was filled with inconvenient and seething emotions. Now things are simple. Simple, eh? Non mi serve sapere altro. Credo che chiunque possa trarre le proprie conclusioni. Rods of fire serve many purposes. Why do you wish to acquire this particular item? Mi occorre la verga per le mie ricerche su come bruciare le cose. Perché volete saperlo? Siete un adepto della calma. Ah, che domanda è ovvio. È messo lì apposta per proteggere le cose. Sarebbe una domanda stupida da fare. Rispondere a una domanda con una domanda. Però effettivamente questa è la risposta più sincera. Tra l'altro non è una... detesterei dare all'adepto della calma una domanda, perché sarebbe la fine. Here is the form, request for rod of fire. Ah, lo sapevo. Have it signed and dated by a senior enchanter. I will release a rod to you once I have the signed form. Thank you. Piuttosto impressionante i suoi occhi, avete visto la definizione, anche lo sguardo completamente vitreo. Ero abbastanza sicuro che a conti fatti la risposta schietta sarebbe stata la più comoda, perché siamo qui per studiare. Avere una verga del fuoco per studiare il fuoco è una risposta convenzionale molto utile, visto che lui, in quanto adepto della calma, non ha la minima intuizione sul nulla. Quindi, allora, dovremmo avere la mappa a portata di mano. Ok, il nostro obiettivo adesso è, se io riesco ad aprire il menu giusto, allora, sì, devo, allora, credo di essermi distratto, ok,
causa delle mie chiacchiere. Da chi devo far firmare questa cosina, caro Owain? Welcome to the Circle Stockroom of Magical Items. Sì, Owain, ho capito. My name is Owain. Very well. Mi fa piacere. Complimenti. Allora, abbiamo nell'inventario, dovremmo avere, eccolo qua, un modulo di richiesta per una verga del fuoco da consegnare in magazzino. Oh, perfetto, dobbiamo andare in magazzino. Ovviamente andiamo in magazzino. E l'eora ci serve, e l'eora ci deve un favore. Quindi, dopo che effettivamente abbiamo avuto la buona idea di aiutarla rischiando la pelle, andiamo direttamente a riprendere possesso dell'equilibrio del mondo. Allora, il circolo è un labirinto, però credo proprio che riusciremo a navigare molto meglio così. Credo che fosse su questo piano, credo di essere abbastanza sicuro che sia su questo piano. Eccola qui. Allora, incantatrice anziana, mi serve un favore. It's good to see you again. No, thank the maker. You were pretty thorough. I don't think I could have done a better job. Thanks again. Ma di nulla. It's good to see you again. A rod of fire? Oh, sure, I could sign that. What would it hurt? Ma figurati. Right. There you go. How's that? Oh, I will. Thank you again. Sì, tieni lontani i ragni, per favore. Perfetto, come potete notare, che male c'è a dare a un apprendista mago? Ah, no, giusto, io sono un mago ormai, quindi effettivamente, tecnicamente, salvo cose molto rusche, non ci dovrebbe essere alcun male. Ma le verghe sono oggetti potenti, specialmente in mano a chi non le sa usare, o soprattutto in mano a chi le sa usare fin troppo bene e vuole in qualche modo fare casino. Vero, Johan? Welcome to the Circle Stockroom of Magical Items. Wow. My name is Owain. How may I assist you? Impressionante. Il modo in cui lui ci parla e ci ripete la stessa frase, tra l'altro, potrebbe persino non essere un meccanismo da gioco di ruolo classico, ma il modo in cui vive. Ecco il modulo firmato per la verga di fuoco. Everything looks to be in order. Here is the rod you requested. Perfetto. Indi per cui dovremmo avere fa parte degli oggetti chiave. Chiave. Una verga del fuoco in grado di emettere un intenso calore. D'accordo, allora. Io non so, a conti fatti non credo di dover andare a dire niente a Irving. Lui sarà molto attento a ogni piccolo nostro movimento ora dinanzi. Quindi andiamo direttamente alla cappella dove si trova Lily con Lowan, con Johan, e via. È arrivato il momento. Abbiamo la verga, Johan. O Hoan, a seconda della pronuncia. I hate waiting. It makes me nervous. Sei anche tu un adepto della calma, Johan? Ti fa male se ti punge? Scusate. Perfetto. That was quick. To the repository, then. Freedom awaits. Freedom awaits? Ma siete sicuri di quello che dite? Ma sul serio? Thank you for your help. Freedom is so close, I can almost taste it. Cosa che posso anche comprendere, ma freedom da parte di una che faceva quel tipo di preghiera? I'm so nervous things will go wrong. Ok. Lily and I will get married somewhere. Away from the circle and its rules. Perhaps on the outskirts of Ferelden. Or in Orlais. Just far from here, we'll live a quiet life, away from magic. Maybe we can buy a farm one day. Interessante però. Secondo voi sta mentendo, Johan? Dal suo sguardo non direi. Se volesse veramente allontanarsi dalla magia, sarebbe stato veramente un peccato che abbia attuato la magia del sangue precedentemente, perché mai avrebbe dovuto. I won't do any magic or come into contact with Lyrium. I'll stay far away from anything magical. I know I'm strong enough to fight off the demons if it comes to that. And I will pray every day to Andraste to protect us. Well, let's just concentrate on what we're doing.
Non è facile, eh. Non è affatto facile, perché il suo punto di vista non è sbagliato. La possibilità di fuggire da un destino come questo, che non è stato richiesto, tra l'altro. Ok, perfetto. Dopotutto, non c'è assolutamente niente di male. Però in uno stato dittatoriale, talmente un po' come... alla fine questi sono campi di concentramento magici, c'è poco da fare. Solo che non vengono utilizzati per terribili test, torture, cioè cose abominevoli. Qui è una gabbia dorata, una normalissima gabbia dorata. Allora, immagino che non dobbiamo andare nei magazzini classici, ma dobbiamo andare sotto, no? Nei sotterranei della torre. Quindi immagino che piano piano si debba scendere. Mi sembra la cosa più logica, no? Dovremmo fare il giro e continuare a scendere le scale. La cosa più logica mi sembra è questa, però potrei sbagliarmi alla grande. Tutto dipende da quello che vediamo nelle scale adesso. Nel caso teniamo premuto il tasto per controllare qualunque tipo di possibile interazione. Ecco, per esempio, vedete? Ah, ecco perché. Allora, continuiamo a scendere e vediamo che succede. Ah, Torre dei Maghi, sotterranei. Accidenti. È stato molto più semplice di quanto pensassi. Una guardiana del fuoco. Scusate. Che atmosfera. Ragnatele, eh? Mi fa piacere. The Chantry calls this entrance the Victim's Door. It is built of 277 planks, one for each original Templar. Wow. It is a reminder of all the dangers those cursed with magic pose. Ok. Come fate a saperlo? È una domanda stupida. Cioè, è una ragazza di chiesa. Cioè, a questo le hanno indottrinato. Cioè, l'hanno indottrinata a sapere queste cose. A pensare queste cose. Ah. The doors can be opened only by a Templar and a mage entering together. Okay. The Chantry provides the password which primes the ward, and the mage touches it with mana to release it. Chiaro. Avete la parola d'accesso? Yes. I got it from a Templar who recently accompanied a mage into the vault. Perfetto. Quindi, meno chiacchiere, stiamo per fare qualcosa di assolutamente pericoloso e potenzialmente mortale. Quindi agiamo senza spiegare a tutti, eh? First the password. Umbasa. Sword of the Maker, Tears of the Fae. Spada del creatore, lacrime dell'oblio. Interessante. The password only primes the door. Now it must feel the touch of mana. Any spell will do, but hurry. Ok. Allora, Lily che skill ha? Furtività, è un ladro. HP, che interessante che lei faccia parte del ladro. Ah, dovrebbe essere... Occhio, ragazzi. No, non fate pazzie. Dovrebbe esserci il comando. Esatto, con il tasto H ho ordinato a loro due di rimanere fermi dove sono. Questo è un tasto molto importante, secondo me. Se lei è un ladro e qui siamo in una zona pericolosa, appunto per roleplay, non credo che noi agiremmo tutti e tre contemporaneamente. Vediamo un po'. Combattimento scorretto. Il bersaglio mette fuori gioco un bersaglio, il quale non subisce danni dall'attacco, ma resta stordito per un breve periodo di tempo. E poi lei può creare veleni, ma ovviamente non abbiamo materiali, quindi... Ok. La furtività è una capacità importante poiché ti permette di sferrare devastanti attacchi di sorpresa, disporre trappole o evitare scontri con i nemici. Quindi adesso io mi metto a camminare. Immagino che sia anche una questione di rumore. Uh,
Questa è una... Ah, ok. Va bene. D'accordo. Grazie, Origins. Origins. Grrr. Forse più tardi. Later. If you haven't noticed, we're not out for a leisurely stroll. Sì, ma lei mi ha spiegato tutta la storia della porta magica. Perché sei stato così impulsivo, Jovan? Lily, something's not right. I can't cast spells here. Nothing works. Ma è detto di contro. These wards carved into the stone. This must be the Templars' work. Ma non c'è. They negate any magic cast within this area. Ma è ovvio che si sarebbero. I should have guessed. Why would Gregor and Irving use simple keys for such a door? Because magical keys don't work. Duh! How do you keep mages away from something? Make their powers completely worthless. That's it then. We're finished. We can't get in. Ma mi viene. Mi sta venendo la pelle d'oca sulle cosce. Per il. Perché comunque siete degli idioti. Cioè, ma era. È normale, è la cosa più importante dell'intero circolo dei maghi. Se una porta si sfondava con una palla di fuoco, i templari. Ma quanto stupidi pensate che siano? Allora, per questo ho detto aspetta un attimo. Fatemi fare un giro, fatemi controllare le cose, no? Ragazzi, allora, calma. Quella porta dove conduce? I don't know. Do you think it's another way in? Ma... That door probably leads to another part of the repository. What are the chances of there being another entrance? Potrebbe anche darsi, perché le porte possono averle protette, ma le pareti no. Sfondiamo una parete e si entra, e poi fate una bella figuraccia di merda. Adesso però, vale la pena di tentare. We can't get into the chamber the way we planned, but we're not about to give up. We can see where this door leads, but I don't think it'll be easy. It looks locked for one. Su queste serrature la verga sicuramente funzionerà. Yes, let's hope they haven't warded that door as well. Let's hurry, we've wasted enough time. Allora, mi preoccupa a morte quella cosa. A questo punto è inutile. Torniamo operativi di gruppo, facciamoci seguire. I'm not giving up. We've come too far. Ok, è una bellissima armatura decorativa. Una bacchetta. No, è la verga, scusate. La verga del fuoco. Perfetto. Ah, ma guarda un po'. Guarda un po' chi c'è qui. Sapevo che c'era qualcosa che non andava. Sentinella. Un costrutto. Mi spiace che parliamo sempre di costrutti, ma questi sono costrutti. Allora, il fuoco fatuo è attivo? Perfetto. A questo punto, risucchio di morte. Attira l'energia entropica circostante. Ah, attivando questa modalità. Va bene, attiviamola. E quindi andiamo a cattiveria. Tu stai già castando? Una bella esplosione infuocata, così. Mentre te devi fare quello che ti dice il cuore. Ecco fatto. Too bad for you. Joan? Cioè, ma l'avete sentito? Oh, sbrighiamoci! Sono così spaventato! Too bad for you! Che cazzo? Cioè, a questo punto io direi, aspetta. Cosa hai detto che avevi paura? Sangue. Tanto sangue. Forse, se dobbiamo parlare di lore, forse non era un costrutto. Se dobbiamo parlare del fatto che probabilmente tutti i nemici lasceranno pozzi di sangue, era comunque un'armatura incantata, suppongo, ma bisogna vedere. Allora, visto che la situazione è così drammatica, tu, Lily, furtività. Ecco, sì, sneak around, per favore. No, 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 voi restate fermi. Beware, enemies! Sì, ma furtività! Cioè, cazzo, sei invisibile, vigiliano, attento ai nemici! Ma cazzo, ma stai calma. Allora, due sentinelle. A questo punto li facciamo arrivare.
Il tasto H non agisce su nulla, quindi immagino che io debba comunque andare di cattiveria. Ok. Pronti? Johan? Tu cos'hai? Debolezza, non mi interessa adesso. Armi infuocate è troppo lento, quindi... Ah, ai ai ai. No, 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 Johan. Tu... Quadrello arcano. E tu, ora che sono in due... Casta immediatamente. Esatto, bomba vagante. Pronti, ragazzi? Siamo pronti. Via. Occhio, arriva la bomba. Aia. Ok. C'è qualcosa che ci sta dando. Ah no, queste deflagrazioni sono l'energia entropica, forse. Comunque è molto bello il combattimento. È strategico da morire, ti permette di... La pausa tattica è meravigliosa. È veramente meravigliosa. Perché per ora sono ancora un po' macchinoso io. Sono molto rigido. Però una volta che mi ci abituo è veramente meraviglioso. And I'm off. Ok. Cristallo del fuoco. Sono sia materiali che oggetti consumabili. Niente male. Ok, ragazzi, andiamo. Mi state seguendo? No, H. Oh, ragazzi, seguitemi. Ehi. Ok, credo che il comando per attivare e disattivare il follow sia piuttosto rigido. Cioè, devo tenerlo premuto per un po', non è un tasto on-off. Dovrò fare delle prove. Allora. Siamo completamente ricoperti di sangue. Insospettabili! Insospettabili. Niente male. Abbiamo uno spazio per la cintura libero, infatti. E di sicuro male non ci fa. Ok. Purtroppo Lily, adesso, ora come ora, non ci è molto utile a causa del fatto che la sua furtività non ci permette di fare agguati o trappole, perché non abbiamo skill di trappole o agguati. Quindi nulla, non useremo più furtività, anche perché abbiamo visto che non funziona esattamente come vorrei e volevo, ma in futuro sicuramente sarà diverso. Oh, interessante questa. Bastone a due mani. È lo stesso identico bastone, ma con un potere diverso. Più due potenze degli incantesimi. Io lo prendo, ma non mi interessa. Preferisco più uno magia, penso. Più due, forse tra più due danni. Allora. Ok, allora. Tu. Casta questo. Vedete, appare l'ordine che gli abbiamo dato. Questo è molto importante per capire. Tu, Johan. Subito una bella vampata di fiamme. Per quanto riguarda Lily, Lily per ora è completamente insulsa. Non ha skill che mi ritengo utili. Preferisco neanche stordirli, perché la butterei in mezzo alle fiamme. Via. Occhio al botto. Boom. Non devo godere della morte altrui. Allora, ok. Sempre materiali. Conferisce un bonus a armatura e resistenza fisica al personaggio, ma ne riduce la velocità di movimento e attacco. Però, questi magazzini sono abbastanza loschi, eh. Pozioni e polvere di lirium, fantastico. L'entropia per ora non preferisco avere più mana, non mi interessa. Quanto consuma? Ah, consuma fatica? Aspetta. Perché fatica? Dovrebbe... Fatica 5%. Ricarica, mantenimento 45%. Ok, il mana appunto viene consumato, ma la fatica cos'è esattamente? Dovrò informarmi un pochino su questo. Non voglio affaticare il personaggio e magari non poter fare skill o cose del genere. Devo stare attento. Pensavo che la fatica sarebbe stata il mana dei guerrieri, ma non è così a quanto pare. All right. Now let's see. Which one first? Ma guarda un po' chi c'è.
Occhio al botto. L'ho detto che era una bella skill. No, io credo siano esattamente creature del creatore, bimba. I'm so nervous things will go wrong. Ci stanno massacrando. What's that supposed to mean? Nulla. Ma possibile che io... Ma che risposta crudele. Non ha senso di esistere adesso, specialmente per quello che penso io. Well, let's just concentrate on what we're doing. Allora. Perfetto. Tanto il regen post battaglia aiuta parecchio, quindi non dobbiamo curarci step by step, battle by battle, no? Ok. Cosa sono? Cacciatore oscuro. Joan, tu hai dell'equipaggiamento, no? Forse qualcuno gli ha fatto una skill che lo ha disequipaggiato? Perché è assurdo che non abbia... Dai, su, Joan. Cerca di... codice aggiornato, interessante. Il codice viene aggiornato in base a quello che succede. Ok, fermi tutti. Qui bisogna far saltare in aria i bimbi. Perfetto. Ole! Boom! Ah, vedete? Ha stordito la creaturina. Eccezionale. Si è nuffato, attenzione. Inquietanti creature, veramente. E Giovane era andato KO, eh? Era andato KO. Pozione di Lirium superiore. Che ci fanno creature come queste all'interno di magazzini? È molto inquietante. Tuttavia, io mi chiedo perché si sono disequipaggiati le loro armi. Tra l'altro vedo che i miei equipaggiamenti sono comuni, quindi io sto dando loro cose mie. Tu usa un pugnale. Molto molto delicata la cosa, eh? Detto ciò però, ragazzi, siamo arrivati a un momento di calma, per fortuna. Forse riesco anche a... Esatto, riesco a prendere qualcosa da questo armadietto. Oh, cavolo. Oh, resistenze elementali, non male. Qui abbiamo parecchi oggetti. Materiali e protezioni. Perfetto, ma il 5% è abbastanza trascurabile in realtà. Queste gabbie probabilmente contenevano quelle creature. Qui sono state fatte cose, eh? Interessante. Guardate che bella la polvere attraverso la luce, meraviglioso. Creature schierate. I nomi degli avversari particolarmente abili verranno mostrati in colori diversi per attirare la tua attenzione sulla minaccia che rappresentano. Gli avversari con il nome in giallo saranno più impegnativi e aggressivi della norma. I nomi in arancione rappresentano nemici estremamente potenti, in grado di minacciare da soli un intero gruppo di avventurieri. Assolutamente realistico e meraviglioso. Bene ragazzi, a questo punto succede questo. Noi salviamo la partita, come al solito, perché qui serve. E ci rivediamo sicuramente alla prossima molto presto. Ed è arrivato il momento di leggere i codex. Quindi, fellow wanderers, wanderers, wardens, undeads, mi verrà un aneurisma se continuo così. Allora, creature, cacciatore oscuro. Oh, per fortuna si è aggiunto di da solo. Questa cosa mi interessa tantissimo. Lo sciocco confida nei suoi occhi. Il saggio teme che ogni roccia sia un cacciatore oscuro. Ok. Probabilmente la creatura più strana delle vie profonde è il cacciatore oscuro. I Tezpadam, come li chiamano i nani, si arricciano come scarafaggi e possono essere facilmente scambiati per grosse rocce. Cacciano in branchi, generalmente restando a lungo in attesa e assumendo l'aspetto di un sentiero costellato di massi. Aia. Per poi colpire una volta circondata la preda. Questa sarà una cosa da ricordare, eh? Esistono vari tipi di cacciatori.
Quelli che sputano hanno delle ghiandole che secernono un veleno che può rallentare o ferire la preda. Quelli che saltano si lanciano contro il loro bersaglio, gettandolo a terra e uccidendolo più facilmente. La varietà più comune spaventa la preda, lasciandola in difesa contro il resto del branco. Ok, sono creature di massa, quindi una bella bomba virulenta e risolviamo il problema ogni volta. Poi, Andraste, perfetto, sposa del creatore. Esisteva un tempo un piccolo villaggio di pescatori sulle sponde del Mar del Risveglio che fu attaccato dall'impero Tevinter. Ok, il quale schiavizzò gli abitanti per venderli nei mercati di Minratos. Devo imparare a stare molto attento alle pronunce di questi luoghi, lasciando indietro solo i vecchi e gli infermi. Una delle prigioniere era la bambina Andraste. Crebbe schiava in una terra straniera, fuggì e da sola compì un perigoso ritorno alla sua terra natale. Nonostante la sua povertà, diventò la moglie di un signore della guerra, Alamarri. Ok. Daenerys. Ogni giorno intonava canti agli dei, chiedendo il loro aiuto per la sua gente, rimasta schiava nel Tevinter. I falsi dei della montagna e del vento non le risposero, ma il vero dio sì. Il creatore le parlò. Le mostrò tutte le opere della sua mano, l'oblio, il mondo e tutte le creature che conteneva. Le mostrò come l'uomo lo aveva dimenticato, adorando i falsi idoli e demoni, e di come lui lo aveva lasciato al proprio destino, ma la sua voce lo aveva raggiunto e colpito a tal punto che lui le offrì un posto al suo fianco affinché lei potesse dominare tutto il creato. Ma Andraste non era disposta ad abbandonare la sua gente. Supplicò il creatore di tornare, di salvare i suoi figli dalla crudeltà dell'impero. Con riluttanza, il creatore accettò di dare all'uomo un'altra possibilità. Andraste tornò da suo marito, Maferath, e gli riferì quanto il creatore le aveva rivelato. Insieme? Ah, tra l'altro le crebbe. Insieme, le credette, radunarono gli Alamarri e marciarono contro i signori maghi dell'impero, e il creatore era con loro. In altre parole, un'entità dell'oblio potentissima. La spada del creatore era fatta dal creato stesso. Era fatta del creato stesso. Fuoco e inondazione, carestia e terremoto. Ovunque andassero, Andraste cantava alla gente del creatore e loro la ascoltavano. I ranghi dei suoi seguaci crebbero fino a diventare una grande ondata che si riversò sull'impero. E quando Maferath vide che la gente amava Andraste e non lui, un seme cattivo gli crebbe in cuore, divorandolo. Infine gli eserciti di Andraste e Maferath si trovarono innanzi ai cancelli di Minrathus, ma Andraste non era con loro, poiché Maferath aveva pianificato in segreto di cedere Andraste al Tevinter. Ai! Carino. In cambio l'Arconte avrebbe concesso a Maferath tutte le terre a sud del mare del Risveglio. Paraculo. E così, davanti agli eserciti degli Alamarri e del Tevinter, Andraste fu legata a un palo e arsa viva. Ahi. Mentre il suo marito terreno teneva a freno i propri eserciti senza fare nulla, poiché il suo cuore era ormai stato divorato dall'invidia. Ma mentre guardava la pira, l'Arconte provò compassione di Andraste, estrasse la spada e le concesse la pietà di una morte rapida. Il creatore pianse per la sua amata, maledisse Maferath, maledisse tutta l'umanità per quel tradimento e si allontanò di nuovo dal creato, portando con sé solo Andraste. E la nostra signora siede ancora al suo fianco, dove ancora gli chiede di avere pietà dei suoi figli. Sempre Giustinia II. Accidenti. E qui invece si parla della magia del sangue. Cavolo, tu... essere ripugnante e corrotto, che hai preso il mio dono e l'hai usato contro i miei figli. Chi l'ha scritto questo? Josephus. All'inizio, gli antichi abitanti del Tevinter non consideravano la magia del sangue come una scuola vera e propria, piuttosto la vedevano come un mezzo per raggiungere un potere superiore in ogni scuola di magia. Il nome, ovviamente, si riferisce al fatto che la magia di questo tipo usa la vita, nella fattispecie il sangue, al posto del mana. In passato era una pratica comune per un magister disporre di un certo numero di schiavi dei quali usare il sangue, nel caso in cui si fosse trovato a lavorare a un incantesimo che andava fisicamente oltre le sue capacità.
Con il tempo, però, l'impero scoprì tipi di incantesimi che potevano essere lanciati solo con il sangue. Anche se il lirium permette a un mago di inviare la propria mente cosciente all'oblio, il sangue gli consentirebbe di trovare le menti addormentate degli altri, di vedere i loro sogni e persino di influenzare o dominare i loro pensieri. Per quanto pericolosa, la magia del sangue permette di aprire completamente il velo, in modo che i demoni possano attraversarlo fisicamente per giungere al nostro mondo. Ero riluttante alla magia del sangue, ma comincia a essere interessante. L'ascesa del canto della luce e la successiva caduta del vecchio impero hanno fatto sì che la magia del sangue non venisse soppressa, come invece avrebbe dovuto essere, dato che rappresenta un grosso pericolo sia per coloro che la praticano, sia per il mondo intero. Molto, molto interessante. Ok, tutte queste stupidaggini sono il gameplay, perfetto. E il codex è concluso, ragazzi. Non posso far salutare Maiku, ma credo che siamo vicini alla fine del prologo. Sono molto, ma veramente genuinamente curioso di sapere cosa ci aspetta. Fellow Undeads, salviamo la partita di nuovo per sicurezza, perché almeno il codex è letto. E anche se ho detto Undeads, passatemela. Fellow Wardens, alla prossima.